Che sta succedendo sopra? Ci sono le ragazze! Che succede lì dentro? Potete aprire un attimo, per favore? Prego, benvenuti nella nostra umile dimora! Che sta succedendo? Perché urlavate? Perché sentivo ai ai ai? Stavamo facendo le prove. Ai ai ai. Sì, sì, ok, vabbè, non stavate cantando. Dov'è Sofì? Di là, sì, di là, di là. Non c'è qua Sofia. Come no? Sofì! Non è là. Sofì! Mi sa che è andata di là a mangiare forse, no? Eccola! Non c'è neanche qui. No, 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 no. Ehi, ragazze, ma che sta succedendo oggi? Ma siete impazzite? Mi sa tanto che tutta questa euforia è perché è uscita la nostra nuova canzone. Già, proprio ieri è uscita la canzone con perfidia sul nostro canale musicale Me Contro Te Music. Il videoclip è incredibile, correte a vederlo. La canzone si chiama Chica Mala. Condividetela, ascoltatela, ballatela e scatenatevi. Ma ora, ragazze, mi potete aprire? Mi potete aprire la porta? Ok, basta, ho capito. È qui dentro, Sofia? No. È qui dentro, Sofì. Ma dove? Non c'è niente. Sofì, puoi aprire un attimo? È una parete, un muro. Non posso. Perché? Che succede? Me lo puoi spiegare? Ho mal di pancia. Ti ho mangiato troppo cioccolato. Ragazze, scusate, potete spostarvi un attimino? Sì. Scusate, non vedo. È successo questo. Non lo so, lui guarda, mi fa malissimo, dobbiamo andare in ospedale. No, scusa Sofì. Scusa Sofì, ragazzi, ma che cavolo sta succedendo oggi? No, aspettate, ragazze, calma un momento. Dobbiamo scappare. Ma come dobbiamo scappare dove? Scusa, che no, non volevo fare un posto. Eppure guido io, però non posso guidare io. Ma dove dovete guidare? Dove dovete andare? Le chiavi, dobbiamo andare in ospedale, lui lo capisci. Guarda, ma guarda cosa l'occhio. Hai fatto nell'occhio? Cosa c'hai? Io non so se ci vedrò ancora, non so. Ma posso vedere almeno? Posso vedere. Mi trovate a concetto, andiamo. Sì, oggi è una giornata terribile. Sofì si è ferita. Ok, vediamo. Lui guarda, lascia perdere. Praticamente ci stavamo truccando, ma poi a un certo punto io dovevo prendere il mio rossetto, ma lo volevano anche loro due. Hanno iniziato a litigare tra di loro e, come sai, hanno iniziato a fare così tu, e hanno colpito me nell'occhio, mi fa malissimo. Siete state voi due. Mi spiace tanto. Ma possiamo rimediare? Sì. E ti portiamo in ospedale. Andiamo ospedale, ok. Ma non possiamo andare in ospedale così. Cioè, non dovremmo chiamare prima un'ambulanza? Ragazze, ma mi ascoltate un attimo? Perché non mi ascolta nessuno? Ma come siamo più veloci? 3, 2. Ma 3, 2, 1 cosa? No, ciao, andiamo. No, aspetta, vengo pure io. Ma guido io magari. Ma andate dietro. Ok. No, vabbè, questa macchinina adesso è diventata pure un'ambulanza. Ok. Non fate le sirene, già è un caos. Tieni qui la videocamera, per favore. Pure, devo tenere pure la videocamera, mi fa male l'occhio. Ok, allora tenetela voi la videocamera. Aspetta, lui, non ti vedo più. Non vedo più neanche dall'altro occhio. In che senso? Ma come? Vedi più? Non vedo più niente. Oddio. Ragazzi. Quanti sono? Uno. Quanti? Fammi vedere. Uno. Ok, questi? Quattro. Non sono quattro, cavolo. Ok, c'è caldissimo qui dentro. Abbiamo fatto un casino lì. No. Sofì, ma come facciamo per il concerto, per i film, per tutto quello che dobbiamo fare se rimani cieca? Cos'è? Non lo so, Capitano, ragazzi. Uncino, puoi fare così. Non vedrò il palco, non lo vedrò. Oh no, Sofì. Cadrei giù dal palco, sarà una catastrofe. Sicuramente. No. Fermo. Oh. Ma noi volevamo andare noi in ambulanza e all'ospedale, non con te. Sofì, ma che stai dicendo? Dobbiamo andare in ospedale. Ma noi volevamo andare dalla ragazza, diteglielo anche voi. Chi è che c'è bisogno? Chi è che cura la casa? Appunto. Non possiamo abbandonare così la casa, lui c'ha anche lei da solo. Ladri. Infatti. Lui, ma dove vai? Dove vai? Ma che vuol dire? Ma Sofì, capisci che è gravissimo? Cioè, potresti perdere un occhio e non vedere più. Lo capisco, però noi volevamo andare da sole all'ospedale, sì. Perché era una riunione di ragazze. Ma sì. Non posso lasciarti andare da sola, ti devo accompagnare. Ai, va tanto male. No, aspetta. Appunto, corriamo. Aspetta, fermo. L'aria della macchina, quando tu cammini, l'aria mi va nell'occhio e mi fa ancora più male. Sì, poi cavolo, noi abbiamo fatto il danno e noi dobbiamo rimediarlo, quindi sì, colpa nostra. Ragazzi, ma che cavolo state dicendo? Ma vi siete impazzite? Dai, andiamo. Mi fa tanto male quando parti. Appunto, corriamo. Dolore. Mi fa tanto male, lui perde.
ogni volta che parti. Ogni volta che parti è incredibile. Quindi deve guidare Lily oppure Cleo. Sì. Devono guidare loro. Ma che c'entra di guida? Se guidi tu mi fa malissimo. Possiamo sbrigarci e andare a protosoccorso? No, perché tu guidi troppo veloce, ho capito? Vai troppo veloce. Ok, vado più piano allora. No, più piano no, più piano no. Perché se vai troppo piano poi penso alle lumache. E le lumache non vedono. Credo che non vedano quelle antenne che hanno. Vabbè, loro sentono bene, ma poi penso, insomma. Vabbè, capito. Sì, la videocamera, ciao, oddio. Ragazzi, ma dove state andando? Andremo a piedi. Ma come a piedi? Sì, a piedi. Ma a piedi l'ospedale? Sì. Ma è lontano. Lo so, ciao. Ciao. Di là, chiudi. Ma dove stanno andando? No. Ragazze, ma dove. Ragazzi, ma che sono impazziti? Ma che cavolo sta succedendo qui oggi? No, un momento. Ragazze, ma dove state andando? Ehi, buona mano. Non vedo niente. Tra okay, chi tipo sei? Sei Lily? No. Sei Cleo. Attaccati a Cleo. Okay. Perfetto, grazie. Ma vi sembra il momento di cantare e fare il trenino, ragazze? Oh, scusami tanto. Destra. Ok. Ok. Ma tu aspetta, sei Diego, il mio ex. Tu sei Diego? No. Ma che cavolo dici? Ma chi è ex? Sei il mio ex, non ti vedo bene. Non sono il tuo ex, Sofì, sono lui. Mettiti nel divanetto, per favore, un attimo. Siediti qui e fammi vedere questo occhio. Oh, grazie ragazzi, grazie mille. Ora sì che mi sento molto meglio. Lui, vorrei anche un po' d'acqua, per favore. Ok, non ci posso credere, cioè... Mi sembra così assurdo tutto. Cioè, fino a poco fa eravamo tranquilli a casa e adesso Sofì sta male, fa male l'occhio, non ci vede, deve andare al pronto soccorso e che cavolo ne so. Ok, eccola qua. Grazie mille. Vediamo un po' se ha lo stesso sapore di prima, di quando avevo due occhi. Dissetante. Okay. Molto buona. Ok, ma è normale che abbia lo stesso sapore, mica hai perso la lingua, hai perso un occhio. Sì, mi fanno tanto male anche i piedi. Oh no. I piedi, vorrei tanto un massaggio. Perché l'occhio, se non ci vedi, comunque sì, perdi l'equilibrio e quindi poi ti fanno male anche i piedi. Fa tanto male. Secondo me ci vuole anche una fettina di limone, ghiaccio. E anche un gelato per tutte. Sì. Ci vorrebbe un gelato per me, un gelato per Cleo e un gelato per Lily. Perché comunque ci siamo agitate, abbiamo perso un po' di energie. Sì, dobbiamo recuperarle. Ragazze, io inizio ad avere uno strano presentimento. Il gelato, l'acqua, il massaggio ai piedi. Ma non facciamo che è tutto uno scherzo e che non hai niente? Ma scusa, ma come osi? Ma fidanzata sta male, tu dici queste cose? Ma ti pare? Ma come osi? Ma scusa, ma perché non ti fidi di noi tu? Non ti fidi? È tutta fisica. Guarda, poi, cioè l'occhio, l'equilibrio, le gambe, poi il caldo, e chi sviene, chi c'è. Infatti. Abbiamo bisogno di mangiare, sì. Si dice sempre così. È tutto vero. È tutto vero? E allora posso vedere quest'occhio? Che se va la luce sopra, finita. Se va la luce è finita, peggiora. Sì, infatti copriamo. Ok, basta. Io chiamo un'ambulanza. No. Chiamo veramente un'ambulanza. Non chiamare nessuno. Ok. 118. Dammi il telefono, ma quale ambulanza? Ci hanno consigliato quando succede una cosa. Il primo soccorso? Che ho fatto il primo soccorso, però mi serve adesso controllare che quest'occhio sia tutto ok, che ci sia ancora soprattutto. Guarda, infatti, guardiamo, eh. Guardate. Come c'è? Non l'ho visto. Non l'hai visto? No? Non l'ho visto. Ma è gigante. Non l'ho visto. Guarda. C'è ancora. Non mi fido, c'è qualcosa di strano. Certo che è strano, è gigante, si è fatta male, certo che è strano. È tutto nero dentro, cioè guarda che non è un bel vedere, no. Io se fossi terra lo vedrei, perché è tutto chiuso, tutto strano. Noi siamo... Ok, e non dobbiamo far nulla? Non dobbiamo chiamare un'ambulanza o un medico, qualcuno che ti possa controllare questo occhio? Abbiamo già chiamato. Sì. Ma quando l'avete chiamato? Stanno arrivando. Sì. Dobbiamo stare a riposo nel frattempo. Sì, dobbiamo stare a riposo. Ma quando l'avete chiamato? Ma che fate? Dove andate? Lui lo capisci, io non vedrò più da un occhio. Il film non lo potremo più fare. Niente, dimentica tutto, non potrò più cantare, non potrò più ballare, me contro te, ciao. Questa è veramente la fine dei me contro te, anzi la fine dell'occhio di Sofì. Dai, sicuramente ci deve essere una qualche soluzione. Sì, fa tanto male. Sì, ma lì non c'è soluzione. Avevi tolto la benda per caso?
No, 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 sei sempre stata. C'è sempre stata. Sofì? Posso un attimo fare un controllino a quest'occhio? No, si stacca. Non hai niente! Non hai niente! Come si dice? Siamo le ciche male, e non cantate! State ascoltando Cica Mala, la canzone delle cattive. Quindi noi siamo delle ciche male. Scherzetto! Ma cosa, tadam? Prendetevi questo, tadam! Cioè, avete finto che lei si è fatta male un occhio! Oh, poverina! L'ha creduto e ci è cascato in pieno! Ragazzi, siamo sempre troppo forti con gli scherzi. Beh, lui, ma veramente ci hai creduto? Ma che scherzo è fingere che hai perso un occhio? Già questo scherzo me l'hai fatto l'altra volta fingendo che ti fosse caduto un dente quando eravamo sul set del film Vacanze in Transilvania. Stavolta era proprio una bella vendetta, non credi? Sinceramente no, non credo affatto. Questi scherzi sono di cattivo gusto. Ma te la meritavi, l'altra volta ci hai buttato l'acqua addosso. Noi stavamo belle tranquille e tu ci hai disturbato come sempre. Ma quello era uno scherzo innocente, quello non faceva male a nessuno. E questo neanche faceva male a nessuno. Sto dando un po' male l'occhio, ma vabbè, poi passa. Ok, sappiate che questa volta l'avete veramente combinata grossa. E che me la pagherete, avete capito? Sì, va bene. Ragazzi, è stato bellissimo. In macchina che guidavo. Comunque, ragazzi, noi vi mandiamo un bacione gigante. Speriamo di essere riusciti anche stavolta a strapparvi un sorriso. Vi mandiamo un bacione. Ciao.